Siamo con Simone Gianolio, ci parla di questi volti da riscoprire. Sì, partecipando a questa giornata, che è una delle tante giornate di questa serie di incontri, mi è stato chiesto di fare una presentazione nella Sindone come reperto archeologico. La Sindone di base è un reperto archeologico indipendentemente dal fatto che sia una reliquia o che la sua datazione sia del XIV secolo piuttosto che del primo secolo d.C. L'archeologia ci può aiutare a capire tramite confronti, studi dei rituali funerari, studi sulla crocifissione romana, se la Sindone può essere effettivamente un reperto del primo secolo d.C. oppure un falso, come molti dicono. Ok, lei pensa quindi è vera questa sindrome? Diciamo che da un punto di vista prettamente scientifico io non uso il termine vero o falso, perché come dicevo è un reperto archeologico, è vero per forza, perché altrimenti non esisterebbe. Che sia una reliquia io lo posso dire dopo aver compiuto questi studi da archeologo, perché da archeologo, nonostante le tante adduzioni proposte per dire che la Sindone non può essere un telo del primo secolo d.C., tramite una serie di confronti, di studi puntuali su altri materiali, su teli e altri elementi che possono, diciamo, aiutarci, l'archeobotanica, la palinologia e quant'altro, diciamo, la conclusione più ovvia è che il telo sia effettivamente del primo secolo d.C., perché troppi elementi sono incongruenti per permetterci di poter dire che sia certamente del XIV secolo, o comunque di un periodo, diciamo, sufficientemente posteriore a non poterla collegare all'evento della Passione.